Sì, capisco, quindi ora la Terra è minacciata da Cell. Ma in effetti questo non è un problema da nulla, figliolo. Certo che voi esseri umani siete davvero sfortunati, c'è sempre qualche disgrazia che incombe sulle vostre teste. Eh già, infatti è per questo motivo che ho deciso di trovare un nuovo supremo fra i Namecciani. In questo caso potremmo riavere anche le sfere del drago, giusto? Beh, sì, hai ragione. E mi sarebbe di grande aiuto se lei riuscisse a localizzare almeno la direzione del loro nuovo pianeta. Va bene, mi hai convinto, ci proverò. Spero proprio che riesca a trovarlo. Lo sa, Popo si sente molto solo senza il Supremo in quel palazzo così grande. Chissà come sarà contento quando gli porteremo un nuovo Namecciano. Ci pensi, Babbo? Avremo di nuovo le sfere! Volete stare zitti? Io sto cercando di concentrarmi, è chiaro? La prego, Recaio, sia serio. Va bene, va bene. Ci siamo, stavolta l'ho trovato davvero, il pianeta dei Namecciani in quella direzione. Fantastico, grazie. Dunque, vediamo un po'. Conoscendo la direzione, non dovrebbe essere difficile percepirlo anche a grande distanza. Userai la tecnica del teletrasporto, ragazzo? È incredibile che tu l'abbia imparata. Di certo sono stati gli abitanti del pianeta Yardrat ad insegnartela. Sono gli unici esperti in questo campo. È una cosa che mi ha sempre affascinato molto, lo sai? È davvero grandioso. È utile in certe situazioni, vero figliolo? Le spiace stare in silenzio? Non farci caso, scusa. Sì, ci sono, forse l'ho trovato. È molto probabile che questa sia l'aura dei Namecciani. Grazie mille, Recaio. A presto! Ma cosa succede? Porca! Come assomigliano tutti a Junior!